Volge al termine l'Internet Festival di Pisa 2013. Grande l'affluenza di visitatori registrata nelle 19 location cittadine della manifestazione e grande la soddisfazione degli organizzatori per il successo di questi 4 giorni di seminari, laboratori e workshop sul tema di Internet e sulle forme di futuro. Pisa si conferma capitale italiana dell'informatica con una notevole capacità di coinvolgere pubblico ed esperti sui temi della tecnologia e della ricerca scientifica. Grazie alla sinergia del CNR, dell'Università, della Scuola Normale Superiore, della Sant'Anna e al sostegno illuminato delle istituzioni e delle imprese ad alta tecnologia della Toscana. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, continua a crescere e 150 sono state le iniziative messe questa volta in cartellone. Tanti gli ospiti del mondo dell'impresa, della cultura e della tecnologia intervenuti. Chiude con grande successo di pubblico anche la ludoteca del registro.it, il laboratorio per i più piccoli sulla rete e le opportunità che essa offre. L'Istituto di Informatica e Telematica del CNR, diretto da Domenico La Forenza, è uno dei promotori della manifestazione. Siamo alla conclusione di questo kermesse di 3 giorni chiamata l'Internet Festival versione 2013. Posso dire che tutto è andato molto bene, devo ringraziare tutte le colleghe e i colleghi che hanno lavorato a questo, del CNR in particolare, in primis, ma tutto il resto. E il risultato è stato molto interessante, 150 eventi, grossa presenza di pubblico, moltissimi giovani, attività culturali, attività tecnologiche insieme. Nell'anno prossimo cerchiamo di fare meglio, e in modo tale che col nostro impegno possiamo contribuire sia all'aspetto scientifico e tecnologico, sia all'aspetto etico di questo meraviglioso strumento.